Puoi giocarlo meglio in Nemesis? Laureano e Nemesis ieri sera? Probabilmente sì, ma penso potrebbe farlo chiunque. Boh, Nemesis e Selfmade, ve giuro, pare che stavano in due chiamate diverse. Ieri con le ulti, una roba fuori di testa. La stessa di venerdì prima, lo so. Era parecchio garbage. Boh, in realtà non abbiamo visto tanto The Riven, quindi Mari non è male. Allora, dove vuole gankare in 1? Mid, anche se abbiamo il cleanse, ci fa male. Non penso voglia gankare mid, vuole di sicuro di più snowballare la botlane, però è veramente difficile. Cioè, se Lux hitta la Q, facilissimo da hittare su 1, dovrebbe riuscire a stoppare. Penso Toplin sia la sua lane preferita a gankare. Vai live di Seguar, cosa per i lag? Mari, sì, dopo che ho chiuso la live, sì, ci può stare. Ah, potevo prendere un free mana flow, cavolo. Buono. Lasciamento per favore. Mid no flash e non il cleanse, potrebbe provare un gank early. Potrebbe gankarmi anche a livello 2 volendo, mi uccide a livello 2? Potrebbe. Meglio sta safe. Lui non ha il flash, io ho il mio flash però. Beh, non è morto, non ha dato il flash, buono. Occhio qui. Uno potrebbe gankare nuovo, è un pazzo furioso. E infatti. Is impatient.
perché in mid mi sono perso un tilt? Ma in realtà non ho tiltato oggi, è solo che sto a perdere un sacco di game e non... sono sceso tantissimo di elo. Non ho tiltato oggi, no? No, non ho tiltato per niente. Non so, perdo tanti... ho perso tanti game in top lane e... cioè, ma perso game in modo stupido, cioè tipo... c'è gente che picca champion inutili e poi non fanno niente. Quindi ho detto, vabbè, tanto so sicuro di poter giocare meglio di tutti i midlaner che ho incontrato fino adesso. E facciamolo, vinciamo un po' delle pip e quando arriviamo a master, quando inizia a diventare un po' più difficile, ricomincio a giocare top lane, però... vinco più game giocando midlane, giocando champion forti e... ops. E amen. That's how I see it. Qua posso iniziare a prendere prima, anzi devo iniziare a prendere prima. Adesso con un po' di mana in più. C'ho un po' paura per Nuno in realtà. Solo che la vision... ce la posso per cercare qui. Non è difficile. C'ho una cosa da fare contro TF e non far l'ulta in giro. Ah, ah, gli è finito il blu in quel momento, cavolo. Se avessi fatto lei prima, ci avrei fatto il cielo. Senza usare il flash. Per uno usa su Arianna, quelle che usano tutti, guarda, sono queste classiche qui. Puoi guardarle, vai su province.net, cerchi Arianna e le trovi. Cioè, sono tutte uguali, usano tutte queste. Buongiorno professore, guardo un po' lei che mi hanno già tiltato solo di un FK e due troll. A me non mi hanno tiltato, però sono andate malissimo oggi. Per questo sto giocando un po' mid lane. Da top lane sono andate parecchio male. Però io ho giocato abbastanza bene. Cioè, potevo... di sicuro non so giocare bene in late game, Gragas. Non so come posizionarmi, eccetera. Orco Dinci, mannaggia. Quello ci avrà la ulti tra un minuto più o meno. Dovrebbe averci più CD, la mia, parecchio più CD. Sapete forse qual è la cosa più problematica? Di essere il top laner e non il mid laner. È più che puoi vincere il game. Cioè il mid laner Mari non è così incapace. Non è così incapace, però tilt a caso. E rende il game impossibile da vincere. Perché tilta e va FK, tipo, e tu sei un tank e così e rimani vittima degli eventi. Jungle diff o mid diff? Gli ho stoppato TP, ulti. Potrebbe anche essere mid difference qui. Per dire, eh. Cioè, sto tizio c'ha paura di camminare ormai. Voi immaginate i compagni come stanno insultando TF? C'hanno Twitch e Lulu bot. E TF non è riuscito ad andare una volta in bot lane. Io ormai c'ho il completo controllo da mid lane. Ops.
Stavolta ce la fa però. Non c'ho. Non c'avevo proprio la ulti per stopparla. Mi dispiace. No, non c'avevo proprio tempo per andarci, non ce la facevo. Se muoio, ok. Il Twitch in mid non me l'aspettavo, my bad. Se avessi cleansato subito ci avrei fatto a scappare, non penso. Penso avrei solo sprecato il cleanse. Fatto bene a non cleansare. Forse devo fare subito la R su Nunu e scappare via subito, ce la facevo. Se faccio subito la R su Nunu anziché aspettare la fine. Perché mi sono fermato, mi ha detto. No, ma... cioè, devo fare subito la ulti. Instant proprio. E allora mi salvavo senza problemi. Una volta che non l'ho fatta su Nunu, lì ho perso troppo tempo. Twitch si è potuto avvicinare. E che proprio non l'ho contato, Twitch. Posso arrivare in nuovo Twitch? Cioè abbiamo vision su Nunu. Non è bastato il danno, cavolo. Vede, QFF finché il top laner a dirlo non è un problema, tanto top lane, che cavolo gliene frega. Però se è il mid laner che è un carry che deve carriare, è un problema. Ed è un problema grosso. Perché dalla mid prio dipendono un sacco di cose. Da me dipende un sacco di roba, raga. Potrebbe arrivare a Twitch da qualche parte. Qua dovrei essere abbastanza safe, penso. Morello ci serve? Ce n'hanno un po' di cuori in realtà. Un tempo si faceva sempre il morello.
Ma sì, me lo faccio. C'hanno un po' di cure qui, eh. Questo si cura parecchio, questo si cura. C'hanno Lulu che da P. Questa con l'Aftershock, guarda. Vado in bot io. Finché ci abbiamo. L'importante è che ci abbiamo almeno un carry fiddato. Ci abbiamo Hecarim, ci basta. Un carry AD fiddato che può essere pillato da Lulu e. Da Lulu e. Scusate, da Lux e Sona. Lo potevo uccidere in realtà. È un po' un problema questo. Non è il flash. Altri 30 in bot. Devo aspettare con la R, dovevo tirarla in modo diverso. Mamma mia, Riven 1-6. Non ho vista una di Riven decente ancora, eh. Adesso possiamo smettere di surrendere. Non ci serve più surrendare, giusto? Adesso che hai preso le tue kill sei contenta, giusto? Adesso si può vincere. Prima no. Non è flash TF. Peccato solo lei, cavo. Qua potevo fare una multi prima e basta. Dovevo ultare una persona, due persone. No, ho usato la Q troppo presto. La potevo posizionare molto meglio. Vabbè, andiamo back, abbiamo il Morello. Ma io giuro, a volte basta un midlaner che non tilta. Basta un midlaner che non tilta e vince the game. Andiamo col 45 CD. Oh. Io sto qui, faccio il mio lavoretto. C'ho 50 CS in più ETF. Io sicuro lì non ci vado da Camilla, mi uccide. Oddio, forse sono talmente fiddato che potrei vincere pure. Però se vengono in due muoio. Lì se la cavano da solo senza problemi con tutti quegli scudi. Finché Camilla non può tippare.
Ops. Orianna fa male. Ancora non abbiamo trovato alternative icon, no. Forse dovrei usare lo shield all'inizio. Lo shield dell'item intendo. Ci chiediamo a Zonia a sto punto? Ma volendo ci può stare. C'hanno Camille, per Camille è forte. Ma in realtà... già dopo il primo item fa malissimo Orianna. Poi vabbè, più vai avanti e più Orianna diventa 1v9. Cioè una volta chiuso il Morello, ragazzi, una volta chiuso il Rabadon è GG well played con Orianna. Io ve lo dico, raga, giocate Orianna. È un broken champion adesso. È sempre stata forte anche quando non era broken. Adesso è proprio broken. Ops. Vado a prendere questo intanto. Di due top in realtà. Mi muovo direttamente senza aprire, non mi importa. Devo usare lo scudo istantaneamente. Mi curate? Thank you very much. Continuiamo a giocare a mid, ragazzi. Cioè, basta essere al posto giusto al momento giusto. Ti serve un carry per fai da su sto cavolo di gioco? La gente è troppo negativa. Mi serve solo qualcuno che giochi. Io non è che so the god mid laner. Cioè, anzi, sono abbastanza mediocre come mid. Però almeno continuo a giocare. Basta che continui a giocare e vinci. Sir Vanakkian arriva subito alla sua fronte.
XD. Hello, salve.